35 sono nato, non nell'Ottocento, nel 935. Se è chiaro, no, per alcuni credono che sia nato nell'835, invece non è così. Sono nato a Trieste, perché gli americani sono arrivati a Trieste quando io avevo 10 anni circa e io ho sentito le prime musiche jazz. Sono arrivati gli alleati, l'era zona occupata, gli alleati avevano la loro radio, io ascoltavo sempre questa radio dove sentivo canzonette e jazz. Glenn Miller, Rosemary Clooney, roba del genere, siamo nel 45. E poi per 5-6 anni è stato il territorio libero Trieste, per cui c'era questa radio che suonava. E ho cominciato a cercare di farle, già, io suonavo un po' il classico prima, no? Suonavo la musica classica. Arrivato all'università sono andato a Bologna, dove ho conosciuto un grandissimo che era Alberto Alberti, un grande conoscitore di jazz che mi ha instradato nella strada del grande jazz. Alberto Alberti era la persona più grande nel jazz che io abbia mai sentito, non come musicista ma come appassionato e cultore. Io ho conosciuto lui in una sala di biliardo, perché questa era la nostra attività preminente, e gli ho detto: io sono un pianista. Dice: ah, voglio sentirti, fammi sentire. Dico: quando possiamo? Andiamo adesso, no? Io stavo in una casa dove si poteva, Zamboni 22, era il mio indirizzo di Bologna. L'ho portato su e ho cominciato a suonare. Io ero un discepolo spirituale di George Shearing, di cui era entusiasta, no? Un pianista che suonava in questa maniera qua. Cioè armonizzava la melodia in una maniera che poi è diventata molto semplice a spiegare, per cui tutti gli studenti lo sanno fare adesso, però a quell'epoca era veramente un mistero. E io ci avevo messo un mese a capire come l'avevo fatto, però una volta capito potevo farlo sempre, cioè... Qualunque cosa che pensassi la potevo già armonizzare così, per cui questo sul libro non impari, lo impari solo facendosi un mazzo come una casa, cercando di sentire il disco. Sì. E Alberto Alberti dice: vabbè, questa musica è musichetta, lascia perdere, adesso ti faccio sentire io la musica vera. E mi ha portato una quarantina di dischi, ti dico che a quell'epoca i dischi erano carissimi, perché costavano 4.000 lire l'uno e io pagavo 6.000 lire al mese di pensione a stare a Bologna, per cui datti una regolata sulle cose. E mi ha portato dischi di Parker, di Miles Davis, di Thelonious Monk, di Horace Silver, di Bud Powell. Per cui io ho cominciato finalmente a conoscere. Il merito mio, se merito c'è stato, è stato quello di aver suonato per primo come le ritmiche nere degli Stati Uniti, perché tutta l'Italia che suonava il jazz, perciò Vallambrini, basso, Cellani, Intra, tutti quanti suonavano copiando i californiani, la musica di Bud Schenk, di Shorty Rogers, di Russ Freeman, Shelly Manne, di Chet Baker, se vogliamo, no? I bianchi. Invece noi premevamo per fare la ritmica negra, lo swing, no? Con Giovanni Tommaso che suonava e si sente già in Zamboni 22 questa cosa. Zamboni 22 è un disco fondamentale, tentativo di suonare come la ritmica di Miles Davis, cioè Red Garland, Paul Chambers, Phillies Jones, questi erano i nostri ideali. Importante anche perché sono tutti pezzi miei, tutte le mie composizioni, e ti dirò che, modestia a parte, che la buttiamo proprio via sta modestia, sono ancora attuali. Ci ho messo 2 giorni a farlo. Io sono andato là, ho trovato gli amici Enzo Scopa e Santucci, gli ho fatto sentire i brani che loro non avevano mai sentito, e l'avventura era una
un'etichetta fatta da Consorti, che è un negozio di dischi famosissimo degli anni passati, che adesso è fallito, si chiama Ricordi, che stava nel centro di Roma. Questo Consorti aveva conoscenze molto in televisione, in Rai, e si vede che voleva fare della musica che andasse in sonorizzazione un po', e ha fatto questo primo disco. Mi ricordo che abbiamo preso 100.000 lire in 5, 20.000 lire per uno, ho preso il viaggio. Io studiavo prima medicina, ho fatto tutti gli esami del biennio e poi ho rinunciato perché non mi andava più, con grande delusione i miei genitori medici, e poi mi sono dedicato a economia e commercio, che ho fatto in 8 anni, ho voluto approfondire molto, nel senso che mi trovavo sempre, non so, ad Amsterdam o a Comblain-Latour nel momento in cui c'erano gli esami. Mi sono laureato alla fine, stancamente, dietro insistenza dei miei genitori, economia e commercio, da cose inutili di cui non ho fatto mai nulla, e invece ho cominciato a suonare, insomma, perché io mi sono laureato, credo, nel 63, mi pare, e facevo già concerti, andavo in giro dappertutto, i festival, sono andato a Bled, dove ho vinto, dove ho suonato davanti a John Lewis. Io ho saputo che c'era questa Coppa del Jazz organizzata dalla Rai, feci un provino con 2 o 3 pezzi e fui scartato, cioè arrivai 18esimo, prendevano i primi 16. Poi successe che uno dei 16 si ammalò, e allora presero il 17esimo, che era un gruppo di Modena, si chiamava New Emily Jazz Band, tenuta da un certo Romolo Grande. Questo Romolo Grande, incavolato nero di essere stato messo 17esimo anziché nei primi 10 o 16, rifiutò e toccò a me, e io arrivai 3º, perché fu una rivelazione, no? Tra i giudici c'erano Piero Piccioni e Umiliani. Là si faceva una sfida contro una banda d'Ixile ogni volta. Alla 3ª volta ci siamo scontrati con la Milan Cottage Jazz Band e perdemmo. Insomma, diciamo che ci sono state 2 defezioni dalla giuria, che era Piccioni e Umiliani, che hanno detto basta, non vengo più a fare la giuria in questa cosa, non è stato molto carino. Comunque diciamo che io arrivai 3º dei moderni, arrivò per prima il quintetto di Torino, dove c'era Dino Piana, che vinse. Il 2º era il trio di Intra, che era molto noto, per cui era giusto arrivasse il 2º, io sono arrivato 3º. In mezzo c'erano 2 Dixieland, ma io non calcolo i Dixieland. La 2ª volta, quando già avevo conosciuto Chet Baker, mi sono riscritto, non c'era più Intra, e sono arrivato 2º, non perché non c'era più Intra, sono arrivato 2º e basta. E vinse Giovanni Tommaso col quintetto di Lucca, che anziché scegliere di suonare con me, ha suonato con suo fratello e con i suoi amici lucchesi, perché Tommaso giustamente faceva il suo business, no? E io ho suonato con un altro bassista, che è Maurizio Maiorana, che è un bassista anche famoso, che suonò per la prima volta con me, che suonava il violoncello, e io, esasperato da questi bassisti che facevano note casuali, ho detto, pigliamo sto Maurizio Maiorana che almeno legge, e lui prese il contrabbasso e lo raccordò a quinte come violoncello, perché se no non sapeva suonarlo. E finalmente ebbe un trio degno di questo nome, perché c'erano le note giuste. Il 64 io suonai in un posto che si chiamava Ginkgo Bilobar, che stava sotto le 2 torri, in via dei Giudei 6, mi ricordo, e lì c'era questo bar molto carino dove si suonava il jazz. Questo lungimirante proprietario per un anno ha fatto la prova col jazz. Io ho scoperto Lucio Dalla e Marco Di Marco nella stessa serata, una serata in cui ero ospite d'onore, avevo 25-28 anni, e c'era Lucio Dalla che suonava il clarinetto Dixieland, sì, e Marco Di Marco, e gli altri erano tutte robetta, no? E ho fatto questa esibizione e poi ho detto, sentite, io di tutte queste cose che ho sentito 2 ragazzi che valgono, secondo me, sono Marco Di Marco e Lucio Dalla. Allora li ho invitati sul palcoscenico e li ho fatti suonare. Lucio Dalla suonò con me anche in un gruppo a cui davo 3.000 lire a sera, e che io alla fine ho cacciato via perché mi arrivava in ritardo, arrivava con la patta sempre aperta, lui veniva con lo spillo da baglia che teneva sui pantaloni, insomma era un po' così, e poi insomma a un certo punto non andavamo tanto d'accordo, e ho detto vabbè, si sentiva che lui aveva un grande talento e finalmente poi ha fatto delle costruzioni, perché le canzoni sue sono veramente una cosa che non lascia adito a dubbi, diciamo, no?
vedo un bel signore che non, ormai non riconosco più. Questo è un disco che mi ricorda un tempo particolare della mia vita. Questo disco è il frutto di un mio tentativo strizzare un pochino l'occhio al mercato del disco, come le RCA vendevano Gianni Morandi, Rita Pavone, Dino, Michele, queste sono le cose che capivano all'epoca. Io cercavo di rendere un pochino più comprensibili queste musiche mettendo con l'aggiunta dell'organo, che non era l'organo Hammond ma era un organo Farfisa, che faceva un'atmosfera un pochino più dolce, un pochino più, e mi faceva l'imitazione un pochino degli archi. Mentre io improvvisavo, mi mettevo, anziché accompagnarmi col pianoforte, mi accompagnavo con l'organo e dava l'idea di una sezione d'archi che suonava. Waltz for Franca è un valzer che amo molto. Io mi ero innamorato di questa Franca, che era una pianista classica, con cui praticamente non c'è stato nulla, perché poi la vita ha proseguito, lei stava per sposarsi. Blues for Miles Davis è un ricordo della musica, che quella che mi piaceva di più, quella di Miles con Coltrane. Chiaramente chi se ne intende ha sentito diciamo l'influenza di un blues che aveva fatto lui, che si chiamava Freddy Fred Lord. Io volevo fare una lacca per farla sentire poi a quelli dell'RCA, per vedere se c'era la possibilità di fare un disco, per cui abbiamo fatto due turni di incisione. In questi due turni abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, insomma in una giornata, mattina e pomeriggio, abbiamo risolto il problema. Giovanni Tommaso è sempre stato il mio bassista, per cui lui conosceva benissimo questi brani. Di questi, Waltz for Franca, Blues for Miles Davis, René Bobby, faceva parte di una suite che io ho visto dei vecchi tabelloni di concerti dove c'erano proprio segnati. Tourbillon è un valzer, io ho amato molto i valzer, ero influenzato da Bill Evans che aveva fatto Waltz for Debbie, meraviglioso, e io avevo fatto Waltz for Franca nello stesso periodo, e Tillmans aveva fatto il famoso bluesette. Ed è incredibile, se posso passare al pianoforte, quanto bluesette somiglia a Waltz for Franca. Io non l'avevo mai sentito. C'è questa scala e l'altra è... che ho suonato con tutti i Tillmans pochi anni dopo, e gli ho detto: guarda che incredibile, perché tu hai fatto bluesetti in questo periodo, io senza averlo sentito avevo fatto questo, che era abbastanza, cioè era completamente differente, però diciamo che ricordava un pochino la donna. Il bluesette è un blues fatto con i cambi di accordi classici del blues europeo, del blues chiamato scandinavo, e invece il mio è un valzer con tutti i cambi di accordi. Ho chiamato Giovanni Tommaso, che è mio amico, con cui ci vedevamo quasi tutti i giorni all'RCA, perché lui suonava come turnista, suonava con Morricone, suonava con l'orchestra di musica leggera, insomma, lavorava parecchio, e poi ha cominciato a fare il perigeo, per cui a darsi da fare che con l'RCA. E Giovanni Tommaso non mi ha mai chiamato, ha chiamato sempre pianisti più bravi di me, Franco D'Andrea, ha suonato con Pierannunzi, Danilo Rea, ha fatto un trio con Danilo Rea, per cui diciamo che lui ha seguito la sua strada. D'altra parte Franco D'Andrea era un pianista stupefacente, ed è giusto che lui sceglie, anche perché io facevo un altro lavoro ormai, ero incanalato. Mi ero sposato, insomma, cominciavo a avere figli, non è che seguissi il jazz completamente. E poi ho chiamato uno dei batteristi più in voga dell'epoca, che è Enzo Restuccia, un batterista napoletano,
i napoletani sono i più bravi batteristi in assoluto, pur non essendo esattamente un batterista di jazz, cioè conosce benissimo, però lui è più un batterista che va bene per, cioè quello che ha suonato sempre il Festival di Sanremo. E insomma, ci siamo riuniti, siamo andati in uno studio che io ho affittato e abbiamo realizzato questa lacca che poi ho fatto sentire all'RCA. Questo è stato l'iter. Poi l'RCA ha anche dei consigli di amministrazione e le situazioni di vendite di mercato, per cui chiaramente ha limitato al minimo il jazz. Ho avuto delle grandi soddisfazioni perché ho suonato con grandi musicisti, tra cui Chet Baker, che è venuto a Bologna e che dopo che l'ho conosciuto siamo diventati amici e abbiamo fatto le tournée insieme. E abbiamo registrato anche un disco che è considerato uno dei più belli di Chet Baker, dopo che lui è uscito dalle regge galere di Lucca, dove è stato 2 anni. Lui era completamente clean, pulito, e suonava forte, suonava insomma, veramente in uno stile che poi dopo lui non riusciva più a imitare, perché poi dopo c'era subentrato di nuovo la situazione delle varie polveri, per cui suonava in un'altra maniera, altrettanto apprezzabile del resto. Questo disco è stato fatto in 2 pomeriggi, anzi in una mattina e un pomeriggio, e c'era un sacco di gente importante, c'era Daniel Immer, dalla Svizzera c'era Benoît Kersen, dal Belgio, René Thomas, un chitarrista favoloso, con cui poi ho fatto un disco dell'RCA che si chiamava René Thomas Bobby Jaspar Quintet. Dunque, Chet Baker, appena uscito di galera, fece un contratto di 5 milioni con la RCA. Una cosa molto seria, tenuto conto che una Giulietta Sprint Special, che era la macchina più in voga dell'epoca, costava 1 milione e 9, per intenderci. Per cui ha fatto un contratto piuttosto importante. E lui registrò 2 dischi, registrò questo disco, Chet Is Back, e poi fece un disco rarissimo di 4 pezzi suoi, scritti da lui in prigione. Perché lui in prigione scrisse un libro che lui stesso si era rilegato. Io questo libro l'ho avuto in mano per un certo periodo, perché dovevo fare gli arrangiamenti di qualche pezzo, e mi ha detto: qual è il miglior arrangiatore d'Italia per poter fare qualche pezzo qua? Io ho detto: Ennio Morricone. E lui fece questo disco con Ennio Morricone, dove suonavo anch'io, dove lui cantava e suonava, insomma, questi pezzi con una bella orchestra. Abbiamo fatto una grandissima tournée in giro, anche fuori Italia, per cui avevamo questo gruppo dove c'era Jacques Pelzer, che è un sassofonista belga, sax alto e flautista, c'era Bobby Jaspar, un sassofonista molto bravo, poi c'era Vannucchi, io e Giovanni Tommaso. Per cui diciamo che il jazz più bello che c'è stato nella storia del jazz, da quando è nato secondo me il jazz degli anni 60. E suonai davanti a Miles Davis con Chet Baker. Quando se andai a Joan Le Pen con Franco Dodrea, che suona il basso, ho incontrato Count Basie per strada, ho incontrato un po' di gente così che passeggiavano tutti per Joan Le Pen, cioè, era piena stagione, no? E sono andato in un locale che si chiamava Le Dune, dove c'era Chet Baker che suonava, io ormai non suonavo più con lui, e sono andato a trovarlo. Lui mi vede e dice: oh, sit down, come here, no? Finalmente potevamo parlare un po', perché lui aveva imparato un po' l'italiano e io anche l'inglese, per cui si comunicava un po' di più. Avevo un bambino poco meno di 1 anno, tutto pieno di pipì nei pannolini, che stava là nel nightclub con tutto il fumo, non si sa bene, aspettando quale nutrice o madre, così. E lui suonava in questo locale con un complesso, devo dire, non eccezionale. E mentre stavamo chiacchierando, arriva Miles Davis col quintetto, quello stesso che ha fatto il disco Miles in Europe. E lui ha detto: c'è Miles, voglio suonare per lui, vieni con me. E suoi e mi accompagni, e dico: ma scusa, tu hai il tuo pianista? E dice: no, davanti a Miles voglio suonare con te. E suonammo 3 o 4 o 5 pezzi davanti a Miles Davis, per cui è stato un momento abbastanza nel contempo importantissimo e abbastanza, diciamo, emozionante, perché insomma. Poi lui andò direttamente al tavolo di Miles Davis, secondo te mi ha chiamato con lui. Però c'era Alberto Alberti nel tavolo di Miles Davis, che mi ha raccontato che lui è andato da Miles e gli ha chiesto: Miles, come ho suonato? Ho suonato per te. Dice: hai fatto schifo. C'erano queste gentilezze tra jazzisti che erano famose all'epoca. Io sono andato via nel 62,
5, credo, sì, perché questo Ginkgo Biloba, questo posto dove suonavamo tutti i giorni, è diventato pizzeria l'anno dopo, visto l'insuccesso di pubblico. Sì, io mi ero trasferito perché a Bologna ormai non c'era più spazio per suonare, per vivere decentemente. O ti mettevi i pantaloni bianchi e la giacca rossa, andavi a suonare nelle balere, oppure dovevi trasferirti. Sono stato a Milano per un mese. In un mese a Milano ho trovato solamente un ingaggio in cui dovevo portare anche la batteria e prendere 5.000 lire, non mi è sembrato molto. Ho detto proviamo, e sono andato a Roma, sono andato alle Recce, mi hanno assunto subito. Dove mi conoscevano, perché avevo già fatto il disco con Chet Baker, con Teddy Reno, Rita Pavone, Morandi. E poi ho cominciato a fare i film. Pupi Avati, che era un mio amico, mi ha chiesto se li facevo la musica del suo primo film, che si chiamava Balsamus. Poi ho continuato per circa 7-8 anni con Pupi Avati, ho fatto 7-8 film, ho fatto Balsamus, Thomas, La casa delle finestre che ridono, con 4 strumenti. Avevo un piano, un organo Hammond, un piano Fender e un piccolo Moog che faceva qualche voce. Per ottenere certe cose premevo un tasto del pianoforte e colpivo con l'unghia la corda e dava questi colpi sordi. Ho continuato con La mazurka del Barone e Assalto al Fico Fiorone e Bordella. Poi ho fatto 2 serie televisive di Pupi Avati. Una si chiama Jazz Band, che è bellissima, dove c'era molta musica Dixieland, raccontava la storia di Pupi Avati. Lui suonava il clarinetto Dixieland. E poi un'altra serie che si chiamava Cinema, dove raccontava le sue prime avventure come regista quando è venuto a Roma, si è trasferito da Bologna. Poi ho continuato con Le Strelle nel Fosso, tutte produzioni di Pupi Avati abbastanza particolari. Poi c'è stato un po' di tensione tra me e Pupi, perché io ero affezionato molto a un tema, che era il tema di cinema, e gli ho detto questo è il tema del film, e lui l'aveva un po' contestato perché aveva detto che voleva un altro tipo di musica, e io invece mi ero irrigidito un pochino su questo. Allora lui mi ha accontentato, mi ha messo il tema, però dopo si è rivolto a Rizzo Ortolani, e poi non so se ha fatto bene o male, ma comunque la vita è fatta così. Nel frattempo io avevo un mio caro amico, Giancarlo Bertoni, che stava alla Rai, e mi ha detto ma perché non fai la sonorizzazione nella televisione? Lui mi ha messo dentro in queste cose come assistente interno. L'assistente interno praticamente faceva un lavoro abbastanza modesto, vedeva prima il filmato, andava in discoteca, sceglieva dei dischi e poi dopo li metteva. Poi scoprimo subito che se uno componesse le musiche guadagnerebbe molto molto di più, solo che c'era una clausola che gli assistenti musicali esterni non potevano mettere musica propria. Si sa bene che, trovata la legge, trovato l'inganno, si è formata una sorta di amicizia tra colleghi, per cui si cominciava a dire io metto la musica tua e tu la metti la musica mia, e poi si è continuato avanti. Sentii bisogno a un certo punto di far nascere le edizioni Rotary, di cui ho inventato nome, copertina, titoli e tutto quanto. Cosa succedeva? Che c'era un certo scambio, no? Cioè c'era dei personaggi che le mettevano, cioè io avevo il mio tornaconto a fare queste musiche, perché poi io ero l'editore delle musiche e gli autori poi in qualche modo le piazzavano. C'era Stefano Torossi, nome credo sia Farlocco nelle edizioni, ma non solo, credo. Poi c'era un certo Atmo, che è il mio pseudonimo, e poi c'era Jarel, che era lo pseudonimo di mia moglie. Insomma, abbiamo cercato di fare una certa varietà di nomi, ma quello che voglio dire è che la musica è sempre la mia. Questa edizione di Tiro te l'ho fatto con Marco Di Marco. Di Marco si occupava lui era commercialista, no? Per cui diciamo si occupava della parte legale della ditta, SRL, queste cose qui, e io facevo la musica. Io la facevo a Roma, lui stava a Bologna e ci sentivamo per telefono. Questi dischi all'inizio io li dovevo tirare in 300 copie, perché l'RCA me li stampava a 300 copie alla volta, e diciamo che sono stati i primi 2 o 3, e poi ho trovato una ditta di Napoli che me ne faceva solo 100. Questi dischi Rotary, che sono 7, sono stati affiancati da 2 dischi che sono i dischi Colimbo, di cui uno è rarissimo e si chiama Made in USA. È rarissimo perché mia moglie in un raptus di follia ha distrutto quasi tutte le copie che c'erano, anche perché occupava la cantina
E lei dice, vabbè, soprattutto ha distrutto le copertine, qualche copia mi è rimasta, però la copertina, le copertine sono deficitarie. Per cui diciamo che questa è la storia della Rotary, per cui 7 dischi, la Rotary 1 e la Rotary 7, più 2 Colimbo. E io poi ho lavorato molto con Romano Di Bari, cioè la Canopo, di cui ho fatto i primi dischi. Il primo disco della Canopo è stato fatto con l'orchestrina, con 4 elementi. Tutti i dischi venivano realizzati in una mattina, in un pomeriggio. Io ho lavorato molto per la Cenacolo anche. The Sound è uno dei più bei dischi che ho fatto. Il Mondo dei Giovani 1, il Mondo dei Giovani 2 sono tutti miei. Ti faccio vedere il quadro di quel disco lì. Questa è una bellissima marina di Flumiani, un pittore triestino fantastico dei primi anni del Novecento. L'ho proposto questo quadro al Marletta, l'editore di The Sound, per fare prima The Sound e poi dopo Il Mondo dei Giovani. Poi ho prodotto delle cose rarissime, per esempio Biologia Marina, 50 copie solo, per cui la tiratura è quella. C'è Biologia Marina, Insetti, è talmente raro che non conosce. E poi ho fatto molte cose anche per la Di Bari, che era la Canopo, la Flipper, sempre la stessa ditta, no? C'era la mania di diversificare le etichette, poi erano gli stessi personaggi, no? Che ho fatto tante belle cose nella mia vita e diciamo che la sonorizzazione era una cosa che mi dava delle gran soddisfazioni, ma soprattutto 2 volte all'anno quando arrivava la SIAE. Io ho fatto un disco per la Fonicetra, credo, che si chiama Microtecnologia, assieme a Torossi, che ha reso, diciamo, 250 milioni, vecchie dire, globale, cioè un disco che è andato fortissimo. Parliamo di anni 80, 85 forse, perché è fatto tutto con i computer, tutto con i Moog, con il famoso Yamaha DX7, con queste cose qua. È il primo delle vendite, delle utilizzazioni. Molto spesso, sai, parlo soprattutto 15 anni fa, si parlava sempre più di computer, sempre più di piastre madri, sempre più di CPU, sempre più di medicina, tecnica e di roba del genere, per cui diciamo che questo è un disco che è andato veramente molto. La leggenda del pianista sull'oceano è un film di cui ha fatto la musica Morricone, che racconta di un pianista straordinario, non si sa come impara, nasce in questo vascello, in questa nave da crociera, e non mette mai i piedi a terra. Questo pianista suona meravigliosamente il classico, suona meravigliosamente il ragtime e suona meravigliosamente il jazz. Morricone, che è l'autore delle musiche di Tornatore, mi ha telefonato dicendo: senti, io avrei bisogno di un pianista che mi esegua le musiche jazz di questo film. E io gli ho fatto invece direttamente tutto il ragtime con anche la solo, e gliel'ho mandato stampato, perché adesso ci sono dei programmi che stampano la musica mentre la suonano, e gliel'ho spedito dopo un quarto d'ora e gli è arrivato via fax. E lui la mattina dopo mi ha telefonato dicendo: senti, ho deciso di coinvolgerti nel lavoro di questo film, mi ha insegnato a fare 8 brani più tutte le esecuzioni della sfida dei 2 pianisti, che è stata realizzata tutta qua dentro col computer. E tra le altre cose io ho fatto Magic Waltz, che è un pezzo molto molto famoso, che è il valzer che lui suona quando la nave è in tempesta e il pianoforte balla nel salone come se facesse un valzer, col trombettista completamente ubriaco che stava vomitando perché c'era il mal di mare. Per intenderci, questo pezzo che va così come tema. Io non sono l'esecutore del brano, sono l'autore, perché il brano l'ho fatto col computer, perché chiaramente sono 3 mani che suonano insieme, fanno l'accompagnamento, il tema e l'infioritatura, per cui, e questo brano diciamo che è una delle cose più belle che io ho composto, infatti è il pezzo che ha, assieme al tema d'amore di Morricone, più successo. Non c'è stato un seguito, purtroppo, di fama a questa cosa, perché
e il mio nome è stato abbastanza messo in disparte in questa situazione. Questo pezzo non c'è nell'edizione americana del disco. Diciamo che non ho avuto il successo che avrei sperato, e va bene così. L'importante è che però i pezzi rimangono. Gli uomini vanno, i pezzi restano, no? Per cui questo Magic Waltz ha avuto un grandissimo successo. C'è della gente che si sposa con Magic Waltz, per intenderci. E in America purtroppo non lo conoscono perché peccato, sì. Ma c'è sempre il tempo di farlo, eh? Il futuro non esiste, esiste solo il presente. E vediamo cosa succederà un giorno. Ho un sacco di allievi, ho fatto scuola io, eh? Ho insegnato a St. Louis a Roma per 5 anni, dove devo dire che i miei allievi mi ricordano ancora. Adesso sono tornato a insegnare a St. Louis e ho visto che metà del corpo insegnante sono i miei ex allievi. Poi ho insegnato a Siena per 5 anni, dove sono stato molto amato, tant'è vero che venivano a lezione a me da Taranto, da Lecce. Cosa mi piace di me? Che posso suonare la musica che suonavo nel 60 e è ancora attuale. E non è una cosa che molti possono dire questo. Il rinascimento del jazz è Miles Davis. Ai Miles Davis degli anni 60, no? Non quello degli anni 70. Cioè diciamo che il periodo subito dopo Parker. Parker è stato l'astro nascente, no? Quello che ha rivoluzionato in un colpo solo il jazz. Tutto è nato con Parker. Poi è arrivato Miles Davis e è arrivato John Coltrane. Io ho suonato davanti a Coltrane con Gatto Barbieri. E suonava identico, guarda. Infatti è rimasto sorpresissimo Coltrane, perché ha sentito sto Gatto Barbieri. Noi siamo entrati dopo il concerto di Coltrane, col quartetto, in una sala che si chiamava Taverna Messico di Milano, Taverna Messicana, dove suonava il quintetto di Gigruppini. Quando hanno visto arrivare Coltrane come Coltrane, eccetera, ha smesso di suonare immediatamente, proprio interrotto, arrivederci. Io ero sempre il solito Alberto Alberti che organizzava il concerto. Se Coltrane che era con noi, diceva, ma perché non suonano? No? Erano venuti qua, suonato tutto il concerto, voleva rilassarsi e sentire un po' di musica e questi si vergognavano. Vabbè, suonate voi allora. E io ero con Giovanni Tommaso, e Mondini e Gatto Barbieri e abbiamo suonato in quartetto per Coltrane. È stata una cosa piuttosto divertente. Comunque, la musica degli anni 60... quella dove c'era già Keith Jarrett, che suonava con un sassofonista che non ricordo il nome, che è diventato famoso perché aveva Keith Jarrett al piano. Quella musica lì è stata l'evoluzione della musica di Parker. E ancora adesso non c'è stato nulla di meglio. Se tu prendi i 4 dischi da Prestige di Miles Davis con Coltrane, Philly Joe Jones, tutti suonano alla mensa di Dio, Red Garland, Paul Chambers. Io ho cercato accuratamente di non diventare famoso, ho perlomeno la mia pigrizia ha prevalso sulla mia ambizione, qualche volta mi rode un po', però la libertà di essere così, di mescolarti tra la gente, mi piace, e mi ritengo un musicista dotato di talento e di pigrizia. Di solito i musicisti che hanno talento sono pigri, quando ne trovi uno che non è pigro allora viene fuori Morricone. Morricone è un grande musicista. Cosa posso dire di me? Posso dire che sono stato sempre amico della mia musica, che amo. Io non ho mai avuto il coraggio di studiare armonia e composizione o fare delle cose di questo genere. Ho fatto tutto quello che mi piaceva. Ho fatto il massimo col minimo indispensabile.